Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Quest'oggi in studio avete accanto a me, lo vedete già inquadrato uno dei cinque candidati, una delle cinque proposte di candidato a sindaco che troverete nella scheda elettorale. Giuseppe Maniero è uh, un politico a tutto tondo, ha una militanza alle spalle eh, non mai disconosciuta, anzi legittimamente rivendicata. È stato per uh, una consigliatura uh, consigliere uh, comunale. Sotto l'egida dei Fratelli d'Italia, poi nella ultima campagna elettorale, quella ovviamente precedente all'attuale, si presentò come Cavaliere Solitario, come candidato sindaco. Ma um, come sapete, eh, prevalse invece Franco Landella, da cui dico subito ha preso in tempi non sospetti le distanze Giuseppe Maniero. Eh, è un commercialista e libero professionista, non so se c'è qualcosa di più significativo che ho dimenticato, ma che soprattutto lui ritiene di dover sottolineare, rappresentare alla vostra attenzione. Prego Maniero. No, nulla, ricostruzione perfetta, sono fondatore e capogruppo di Fratelli d'Italia, quando poi Fratelli d'Italia decise di sostenere Franco Landella nel 2019, dovetti prendere le distanze perché Fratelli d'Italia nel primo mandato, quando lei, disse, eh, quando lei ha ricordato che io ero capogruppo e consigliere comunale, fu, per cinque anni all'opposizione di Franco D'Andella, ritirando un assessore, facendo diciamo, l'unica voce fuori dal coro in questa città. L'unica opposizione che D'Andella ha conosciuto in quei sette anni di regno. Perché anche da non consigliere ho continuato nell'attività. Perché la politica non, non la si esercita solo quando uh, si ricopre un incarico istituzionale. La politica o è una passione sempre o non lo è mai. Eh, do conferma di questo perché i comunicati stampa li abbiamo letti un po' tutti. È stata una voce estremamente. Uh, pungolante uh, critica, ecco. Io intanto vorrei cercare di capire qualche cosa di più. La sua candidatura, quella odierna, parte da molto lontano. Anche questa volta lei ha anticipato i tempi. Anche perché è giusto fare così. Del resto, una delle critiche che si muovono ai raggruppamenti, quelli istituzionali, chiamiamolo così, raggruppamento di centrodestra, così come quello di centrosinistra, è che in articolo morti si sono decisi a uh, partorire il nome. Questo perché, a suo giudizio, perché avevano grosse difficoltà ad individuare una persona meritevole di, questa, eh, di questo riconoscimento o perché c'erano altri giochi in campo che non sono emersi finora? No, c'erano altri giochi in campo che ancora non sono emersi, però il, il punto era che Foggia aveva la necessità di costruire un progetto di salute pubblica. Quindi io partì non da candidato, invitando tutti alla costruzione di questo progetto di salute pubblica dove tutti ritenevano che io fossi il miglior candidato, Furore diceva che ero il miglior candidato, Lo Sabarone diceva che ero il miglior candidato, La Salandra diceva che ero il miglior candidato, La Fallucchi diceva che ero il miglior candidato, Emiliano ha detto pubblicamente che sei stato il miglior candidato, io ho fatto una sua richiesta al ceto politico di questa città, bonificare il ceto politico, cioè dovevamo costruire un progetto di salute pubblica. Quello che oggi qualcuno tenta di chiamare campo giusto, ossia quell'accolzaglia di, di liste che sostiene l'episcopo, ovvero un ex assessore della Giunta Mongelli, la Giunta del predissesto finanziario del fallimento di Amica. Beh, se Foggia, per superare questo momento che ha portato allo scioglimento di un consiglio comunale, sia per arresti, perché il comune di Foggia è stato sciolto prima ordinariamente perché il sindaco si dimise a seguito degli arresti. Poi successivamente addirittura intervenne già il consiglio comunale sciolto lo scioglimento per mafia. Quindi, se, se tutto questo non è successo, se, se questo è nullo per, nulla per il cito politico, io penso invece che sia stato di una gravità unica. Oggi ha conosciuto il punto più basso, aveva necessità di un progetto di salute pubblica. Io l'ho messo sul campo. All'inizio ero applaudito da tutti. Poi, quando però ho detto il cito politico si cambia, il cito politico si è ripresentato. Non so se ha visto le, le liste anche esponenti delle guerre puniche, sono ricandidati in questa tornata. Eh, lei mi offre un assist che non posso non accogliere. È vero, lei doveva essere, secondo una certa narrazione, il candidato proposto dai 5 Stelle cioè, e accolto a braccia aperte dal Partito Democratico. Del resto, questo non avrebbe... No, la, la, la devo correggere. Il Movimento 5 Stelle voleva, eh, perché questo è importante, l'ho detto quindi... Reso pubblico e non è stato mai smendito e non può essere smendito perché è così. Io ero il candidato di questo campo laico, questa proposta di diciamo fuori dagli schemi, no? Una, un, un, un progetto di salute pubblica. Ed io, per i 5 Stelle, per furore, ero il candidato giusto, soprattutto perché tenevo lontano il Partito Democratico. Disse Giuseppe: Se tu sarai il nostro candidato, è sicuro che il PD di Piemontese non viene con noi, e siccome per me il PD è il cancro, quindi tu devi essere il nostro candidato. Questa è l'esatta narrazione. Ecco, Ovviamente io, io invito anche a smentirmi, però poi ho il diritto di, 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 dimostrare, di dimostrare la veridicità ah. delle mie dichiarazioni. Assolutamente, sulle sue dichiarazioni e sulla sua narrazione e certo. rappresentazione della realtà io non ho il minimo dubbio, però mi permetta di dirle che sono stato testimone di un colloquio nel quale si cercava di convincere altri circa questa intesa che pure era stata raggiunta da parte del PD come accettazione di questo candidato nuovo, diverso, fuori dagli schemi che non sorprende voglio dire perché eh, rappresenta in pieno quello che è eh, l'operato quella che è la strategia che ha messo in campo dal nord a sud della Puglia Michele Emiliano che sì, ha fatto sì, sì, a no. mio giudizio il pescatore a strascico Detto questo, io vorrei entrare un po' nei temi della campagna certo. elettorale, perché questo che abbiamo detto è importante perché ci dà anche la misura delle forze in campo di chi le governe e di chi eh, ha tracciato certi obiettivi. Certo. È partito in ogni caso in tempi non sospetti. Ho detto inizialmente Giuseppe Mainiero con la sua autoproposta e continua coerentemente a percorrerla sino in fondo. Abbiamo visto durante queste ultime battute in maniera Forte, decisa, polemizzando a 360 gradi, questo è un tratto caratteriale che non gli è venuto mai meno. Ed allora, rispetto alle cose importanti da fare, io mi permetto di sottolinearne una e poi lei mi dirà eventualmente qualche altra. Foggia patisce ancora una volta, forse più di ogni altra, la mancanza di un ordine nella sua struttura urbanistica, ma anche il piano regolatore in sostanza. Sono fallite miseramente le varie ipotesi per metterci mano e che cosa farà il sindaco Maniero per resuscitare questa strumentazione appunto organizzativa programmatoria indispensabile in una città come Foggia soprattutto? Eh, direttore, il piano urbanistico generale è lo strumento generale di programmazione una città non può crescere da un punto di vista economico e sociale senza un piano urbanistico generale la ragione per la quale Foggia è sprofondata il degrado più assoluto è perché non ha un piano urbanistico generale. Ma lo sa perché Foggia non ha un piano urbanistico generale? Perché in questo modo il cito politico, eh, per, eh, per concedere le varianti urbanistiche, ha la possibilità di controllare il cito imprenditoriale. Allora, lo diciamo fuori dai denti, perché altrimenti Siamo facciamo la te te, proprio così. Siccome Foggia è la città dove le mazzette giravano eh, in maniera ordinaria, il sistema delle varianti urbanistiche è un sistema che consente alla politica di ricattare l'economia. Quindi l'amministrazione, qualora i cittadini mi dessero l'onere e l'onore di guidare questa città, l'assessore in pectore al, al servizio urbanistica e pianificazione del territorio, avrà il mandato politico di adozione del piano urbanistico generale nel termine ultimo di metà mandato. Perché lei sa benissimo che l'adozione di un piano urbanistico è un generale... È molto complesso ma investe anche uh, un dialogo con gli uffici regionali che è diciamo uh, il soggetto um, istituzionale che detiene la competenza uh, giuridica da un punto di vista dell'approvazione quindi cosa vuol dire il nostro lo facciamo nel, nel termine ultimo di metà mandato perché in questo modo consentiamo poi agli uffici di superare le eventuali criticità sul piano normativo no, del testo unico del, dell'urbanistica, perché è una cosa complessa. Lei sa che il, un, uno dei sostenitori della mia candidatura, il candidato in questa, in questa città è l'ex uh, sindaco Antonio Tutolo. La prima città di Puglia che ha adottato il piano urbanistico generale fu Lucera. Quale miglior garanzia? Noi adotteremo il piano urbanistico generale nel termine ultimo di metà mandato. Senza se e senza ma, se ne facciano una ragione. Ecco eh, rispetto per questo scusi, prego. E per gli imprenditori, perché in questo modo, per tu, tutti, eh, per per tu, tutti. ecco perché tutti avranno un perimetro condiviso di regole nel quale muoversi, quindi non ci potrà essere più l'amico di Tizio, l'amico di Caio, perché l'imprenditore che nell'ambito del PUG, del piano urbanistico generale approvato, fa una richiesta di intervento, gli uffici devono dargliela. Non possono discutere, perché non c'è nessuna variante da portare in Consiglio Comunale. Bene, ha eh, acclarato questo punto che, eh, per quanto mi riguarda molto, è appunto quello fondamentale, perché pensate come è stata violentata, stuprata, Foggia sì, dal città. dopoguerra ad oggi, una città bellissima che è stata stravolta completamente dai palazzinari, sì che a mio giudizio sindaco Mainiero, bisognerebbe mettere un'altra lapide all'interno di quel palazzo dove additare al pubblico ludibrio tutti i sindaci, gli assessori all'urbanistica e ai lavori pubblici e gli uffici del piano che hanno consentito questo stravolgimento. Detto questo, sul quale come vede abbiamo convenuto certo. immediatamente, e le chiedo quali altre priorità, brevemente ovviamente, nell'ordine dei lavori che si è dato. Beh, Foggia ha la necessità di riportare i vigili per strada, penso che sia una cosa importantissima. Noi nel programma abbiamo adottato una regola uguale per tutti, come nel caso del Pugno: ogni agente di polizia locale, perché oggi si chiamano così i vigili urbani, no? agente di polizia locale, eh, dovrà svolgere non meno del 70% del proprio orario di lavoro per strada. Una regola che è uguale, uguale per tutti, in modo tale che non ci saranno più i cosiddetti figli di qualche gallina bianca che nel comune di Foggia per tanti anni ha um, comandato e um, quindi uh, adotteremo anche ogni iniziativa utile tesa al superamento dell'attuale comando, perché per quanto mi riguarda il, uh, il comandante dei vigili della Polizia Locale di Foggia non ha assolutamente funzionato, spiegherò perché quando adotterò quegli atti. Si uh, può anticipare una pillola? Beh, guardi, uno su tutte, di, uh, si dice che Foggia non ha agenti di Polizia Locale. Delle Noci ha, ha consentito il cambio di profilo di diverse decine di, polizie, di, di agenti di polizia locale. Altri sono stati trasferiti ai ruoli amministrativi. Allora, o è vera l'una o è vera l'altra. Se non hai agenti di polizia locale, non gli cambi profili. Quindi se ne hai 150, non prendi 20, 30 e, 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 e li sottrai al ruolo di polizia locale. Quella è una grave responsabilità amministrativa. Penso all'adozione del piano di viabilità dove abbiamo una città, guardi, questo lo dico con dolore, la città con più incidenza di morti nella cinta urbana e Foggia. Questo è un tema sul quale dobbiamo intervenire. Lei pensi cosa è diventato la, la, la viabilità a Foggia? Io um, le parlo solo di Via Diomede, Corso Cheiroli, dove addirittura in Corso Cairoli e in Via della Repubblica, dove noi avevamo corsie preferenziali, sono state tolte le corsie preferenziali e sono stati introdotti i cosiddetti sensi longitudinali. Se lei vede. Corso che errori ha i sensi longitudinali quando esce dalle, dalla chiesa di San Lorenzo. Questa è una follia, soprattutto. E quindi il nostro eh, insieme alla sicurezza, quindi eh, polizia locale per strada, illuminazione, videosorveglianza, innanzitutto riorganizzazione del corpo della polizia locale. E poi mi, me lo dica so, con, eh, me lo faccia dire con orgoglio: noi ehm, introdurremo una posta di bilancio che quantifica in non meno di 5 milioni ogni anno eh, risorse ordinarie per rifare strade e marciapiedi. Ci sono, ce le abbiamo, di mestiere faccio il dottore commercialista, le ho già individuate, ho avuto modo di spiegarlo anche in diverse conferenze stampa, quindi l'amministrazione, qualora io avessi l'onere o l'onore di guidare, eh, impiegherà non meno di 5 milioni di euro per il rifacimento sistematico ma straordinario. Quindi, in maniera ordinaria ogni anno impiegheremo 5 milioni per interventi straordinari per il rifacimento delle arterie stradali e dei marciapiedi che ormai sono diventati impercorribili, introducendo quell'elemento di civiltà che è il cosiddetto Peba, perché noi abbiamo i marciapiedi di questa città che impediscono alle persone diversamente abili di poter svolgere la loro vita normalmente. Bene, ci avviamo verso la conclusione di questa interessante chiacchierata, ma non posso non rivolgerle altre due domande finali. La prima... Eh, se lei non sarà eletto al primo turno, perché è fisiologico che ciascun candidato, guai se non fosse così, immagina di poter essere eletto subito e dunque dovesse andare al ballottaggio, chi ritiene la seguirà e quindi sarà il suo competitore al secondo turno? Nel senso qualora io arrivassi Mi... al primo turno, no, io... Ma senza diventare in prima battuta. In prima signora. battuta io sono certo che il confronto sarà con l'Episcopo, anche perché tutto il ceto politico... Che stava con l'Andella ieri, sta con l'Episcopo oggi. Sono 300 candidati, 10 liste dove c'è di tutto di più, ma per il semplice motivo, non perché i cittadini voteranno l'Episcopo, i cittadini voteranno per il nipote, il cugino, il fratello che sta nelle liste e quindi in automatico il voto va anche al candidato sindaco. Quindi dico a queste, alla signora, no, al, che deve votare per forza per il figlio, per il nipote, vota pure per tuo nipote, tuo cugino, quello che ti porta il certificato medico, perché purtroppo... Affoggiati del voto per il consigliere comunale anche per, per queste questioni, ma scegli il sindaco perché la legge te lo consente. Quindi una X sul nome Giuseppe Meniero, candidato alla carica di sindaco. E poi la preferenza al consigliere se proprio la devi dare, ma io ti invito a prenderlo per fesso. Non lo votare, ma vota uno dei consiglieri eletti nelle mie due liste. Ma se proprio lo devi votare perché è tuo figlio, tuo nipote o il parente di, di un amico stretto, votalo pure, però ricordati che hai il diritto di scegliere col cosiddetto voto di giunto, il sindaco che preferisci. Quindi ti chiedo di votarmi una X, la prima lista in alto a sinistra, Giuseppe Meniero, candidato alla carica di sindaco. Bene, al di là dell'interesse personale, personale. ha dato un'istruzione per l'uso. Quindi che penso che vada... Ribadisco, proprio si può fare così. Il si cosiddetto può votare, voto di giunto. Votare per un candidato eh, consigliere o abbinato uomo-donna, due, e altro candidato che non sia il candidato di riferimento di quei due. A Sindaco, l'ultima battuta, noi siamo qui nella emittente che è leader, mi permetto di dire, nella informazione sportiva e calcistica in mm. particolare. Nella politica, nei programmi del Sindaco Maniero c'è qualche cosa che possa riguardare i tifosi? Sa qui si vive di pane e pallone. Io una cosa mi sento di dirlo ai tifosi. Foggia deve tornare ad avere un, il ruolo che, che si merita. Foggia è stata sede imperiale, Foggia è l'ottava città del mezzogiorno. Io penso che il marketing territoriale, la squadra di calcio, faccia molto per una città. In ecco, te... Ma Maniero che cosa farà? No, guardi, io, io, io deluderò forse qualcuno: il sindaco che detiene il titolo sportivo sarà accanto alla società nella misura in cui renderà sempre disponibile ed agibile lo stadio. Non, non accadrà mai più che non abbiamo dei posti a disposizione perché siamo stati, non siamo stati capaci di omologare per mancanza di vetri o di, 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 di sistemi di separazione. Quindi l'unica cosa è lo sport per me innanzitutto è tutto. Il Foggia è qualcosa che ha, un, ha qualcosa in più, nel senso che è la restituzione di un'identità e anche in questo caso lei, pensi, lei, pensi, lei pensa che Foggia non è stata punita anche perché è priva di un'autorevolezza di ruolo nella città, il foggia calcio ha pagato anche lo stato di degrado della nostra città quindi il sindaco si deve occupare di sollevare la città, se solleva la città anche il foggia calcio, le assicuro, avrà un ritorno in termini di autorevolezza nel nostro paese e io restituirò autorevolezza alla nostra città e quindi anche al foggia calcio. Bene, anche di questo noi qui a eh, Medico Channel siamo perfettamente convinti che è mancata anche quel quid di autorevolezza certo. nella eh, vecchia, eh, nel recente voglio dire, vicenda che ha riguarda i playoff tenuti l'anno scorso e eh, disputati dal Foggia Calcio. Quello che pensa, quello che sono le proposte eh, di Giuseppe Mainieri, uno dei cinque candidati sindaci, penso che lo avete intuito, l'avete capito molto bene perché una delle sue doti è certamente quello di farsi bene intendere. Grazie per la sua grazie partecipazione e grazie a chi ci ha seguito. Grazie a voi per l'invito. I'm My... a